Insomma, la signora dei grilli è una signora che noi abbiamo incontrato dentro a un mercato e vendeva grilli a ciotoline a 10 pesos In Messico. in Messico, cioè a una cifra irrisoria. Cioè, avevo un cesto di grilli che era infinito e non, in un giorno non l'avrebbe mai potuto vendere. E vendeva 10 pesos di grilli a qualche turista, perché poi, fra l'altro, i grilli non è che sono, non è che erano tanto buoni, vabbè. In un altro posto invece abbiamo visto dei signori che raccoglievano grilli, quindi non è che lì è la fine, cioè all'inizio è lei raccoglie grilli, li frigge e poi li porta a Li vendere, sala in maniera li sala, li pepa, li spezia, tutto, e li poi li rende vende commestibili. a 10 pesos. Che sono molto meno di un euro, sono tipo 50 centesimi, Sì, 60 di centesimi. meno. Ah, sì, 50 centesimi. E cosa mi è venuto da pensare? Ho detto, caspita, che guerriera, cioè come lei si agguanta alla vita, no? Ma perché? Perché secondo me lei ha un movente da portare avanti. Perché magari quei 10 centesimi che lei guadagna li mette insieme a tutti quell'altri che poi ha guadagnato. E poi ci manterrà o lei stessa o la sua famiglia o comunque sia. Io penso che lei abbia veramente un grande movente per mettere insieme un lavoro così poco remunerativo e così di pazienza. Quindi lei giorno dopo giorno combatte per arrivare alla fine poi, al mantenimento di se stessa. Perché questo ragionamento da pazzi? Da pazzi. Perché lo spirito di un guerriero è portato avanti da un movente che lo conduce in una direzione che per lui è una direzione giusta. Ora, io posso dire benissimo cosa a me mi ha dato il combattimento, ma io sono soltanto un ragazzo, ero un ragazzino che non sapeva cosa fare e che ha sprecato il suo tempo nel combattimento. Perché dico questo? Perché in verità non si può vivere solo di combattimento. Cioè, se uno vive costantemente all'interno della guerra, è un pazzo. Non lo porta a niente. Sarebbe una sconfitta totale. Cioè, vivere solo nel combattimento è una sconfitta totale, mentre trovare un movente per combattere non è una sconfitta, ma bensì un portare avanti la propria vita, la vita dei propri cari. Ha visto, no? Questa parte di dualità che viene fuori sempre nella vita, no? Se combatti soltanto è un flop, se vivi senza combattere perdi sempre. Ma anche nelle cose importanti, non soltanto per mettere una medaglia al muro. Quindi queste due cose viaggiano insieme costantemente. E si arriva dunque, che se ne parlava anche ieri sera della parola dell'amore. Secondo me un grande combattente, e forse io non lo sono, ma io non dico che io sono un grande combattente, io dico quello che mi viene in mente ora per definire un grande combattente. Un grande combattente è una persona che sa amare, che vuole capire cos'è l'amore, combatte tutte quelle cose che lo contrastano. Quindi se io voglio esprimere il mio amore, devo combattere per esprimerlo. E ci sono tanti tipi di combattimenti e lo sai dove voglio arrivare perché mi conosci. E secondo me il più grande combattente in assoluto della storia dell'umanità, il più grande supereroe di tutta la storia dell'umanità è Gesù. Perché lui non ha combattuto solo per lui stesso, e lì viene fuori l'ego, che è importantissimo. Lui ha combattuto per se stesso e per fare arrivare a noi anche un segnale ben preciso che se l'è portato dietro fino alla fine, non si è arreso mai e alla fine l'hanno anche inchiodato, un bullettato sulla croce, dimostrando però che lui quello che diceva lo
l'ha portata avanti definendo che la cosa più importante che l'essere umano deve fare è amare, e ce l'ha dimostrato fino alla fine. Posso farti un esempio, cioè la parola amore è un legante, è un collante. Qui c'è un sacco di strutture che sono tenute insieme da un collante, sono semplici sassi, semplicissimi. Guarda, qui ce n'è tantissimi, le metto in piedi così, però non li lego con nulla. Viene il vento, un terremoto e me le fa butta giù. Qui ci sono strutture che sono insieme da non so 20.000 anni, 2000, e sono sempre su perché hanno avuto un buon collante. Forse l'amore è un collante potentissimo che tiene unite le persone, che tiene unite i sentimenti, che tiene unite le nostre memorie più recondite, che tiene unite l'atomi di un sasso. Non voglio fare lo spirituale, troppo lo spirituale, però ti ho chiesto di fare un esempio, io non so come esprimermi, quindi ti dico che secondo me l'amore è un collante, che senza di questo collante le cose crollano e non hanno più valenza, poi la polvere, il tempo, la pioggia le porta via e le distrugge. L'amore è il collante più potente che a me mi venga in mente e che non fa distruggere le cose. Ce le fa portare avanti, ce le fa conquistare, ce le fa legare insieme e così ci costruisce la nostra vita. Amore dopo amore, amore dopo amore, amore dopo amore, fa sì che noi diventiamo delle strutture che non crollano. Perché se noi, come dicevo prima, si combattesse e basta, si sviluppasse soltanto poche direzioni, non fossero incollate bene con l'amore, noi saremmo un flop, crolleremo. Si chiude il cerchio con quello che mi dicevi te prima, che dicevi che io faccio tipo lo yoga, l'apnea profonda, il combattimento che è stato è sempre una parte estrema della propria vita, l'allenamento estremo. Si fa, visto, piccole sopravvivenze dove ti metti alla prova. Non esiste. Una volta mi sembra, ne abbiamo parlato anche insieme, lo dicessi anche te, cioè se uno si allena, non esiste un settore. Cioè se io mi alleno a andare a 40 metri, quello che mi alleno a andare a 40 metri, cioè l'autocontrollo che porto per scendere a quelle profondità dove cambia tutto il mondo, dove respiri o muori, dove se ti si rompe una pala ad una pinna, un carbonio, non ritorni più su, cioè dove la tua mente deve rimanere su quella linea di serenità, no? Perché non puoi sprecare l'ossigeno, perché non puoi avere fretta, allora lì ritorna la pazienza, la solita pazienza che ti serve per preparare una tecnica, la solita, cioè non è buttato via. Uno fa uno sport estremo e quello sport estremo ritorna nella vita. Uno fa il combattimento e quella cosa ritorna nella vita. Uno fa lo yoga e quella cosa ritorna nella vita. Uno fa un bellissimo viaggio, sì, come stiamo facendo noi insieme, e quella cosa ritorna nella vita. Non è che lo butti via. Il collante. Ci vuole il Mapei. Cioè, allora, se io ho un buon collante metto bene insieme tutte queste cose, se io non ho un buon collante non ci metto bene insieme tutte queste cose dell'amore, sono un vanesio, cioè sono uno che non capisce dove in verità vuole arrivare perché non c'è collante, non sa dove vuole, fino a dove deve arrivare la sua costruzione, e crolla perché è un vanesio, perché il suo ego lo logora dall'interno, fa di tutto per essere visto, fatto, cosato, cioè, e invece l'amore è silenzioso.